Il game che deciderà chi avanzerà in finale, come ben detto, Alphard non vuole vincere perché è appena di lì, e quindi potrebbe tentare di fare un cheese o qualcosa di cattivo, sperando di vincere velocemente oppure di perdere O di velocemente. perdere clamorosamente. Intanto inizia questa partita. In basso a destra, in blu, abbiamo il nostro Toss dagli OSC, Alphard, che si combatterà, si Scontrerà. contrerà, esatto, contro il Terran in verde dagli Impulse EU, il nostro caro Elt. Quindi questo è il terzo game e la finale per loro. Sì, La loro piccola finale. il game finale della semifinale, scusate il gioco di parole, ma diamo qualche informazione, le abbiamo date dal primo e dal secondo game, visto che ancora per i primi minuti non c'è molto da dire. Diciamo subito che la quarta season, che si è conclusa da pochissimi giorni, si è conclusa per Elt in Lega Master, quinta posizione per lui, 2136 punti con 189 vittorie e 168 sconfitte, quindi un rate di 52 e spiccioli, mentre dall'altra parte Alphard, anche egli ha concluso in Lega Master, undicesima posizione per lui con 2071 punti, 101 vittorie e 70 sconfitte. Direi che sono dei giocatori molto abili a giudicare da entrambi i game che hanno disputato. Oskul Clan, un team italiano che partecipa tra l'altro all'Omega God League, una competizione che noi stiamo seguendo con Italian Esport Academy, in particolare per il team Impulse Esport, che tra l'altro ha visto anche nelle sue fila questo giocatore Elt, che fa parte appunto del team Impulse Esport Europa, giocatore molto molto abile, come vi ho detto, che sta eseguendo nuovamente la sua opening, quella che preferisce, visto che fa 12 raffineria e successivamente Rax. Dall'altra parte invece abbiamo doppio assimilatore per Alphard, cosa che non gli abbiamo mai visto fare nei game nei primi due game, quindi cosa abbastanza anomala. Sta andando primo gate e subito doppio assimilatore, quindi forse qualche build gas intensive potrebbero esserci gli estremi per un DT, no, DT Rush no, perché sennò ci sarebbe già un proxy pylon da qualche parte. Probabilmente un miscreak ha messo due lavoratori su una e uno, infatti miscreak qua c'è Uno sta guardando, uno uno sta sta guardando si l'assimilatore, sta sperando guardando di raccogliere l'assimilatore, del gas. sperando che il gas arrivi a lui prima che lui entri dentro l'assimilatore. In ogni caso va a costruire il centro cibernetico per wallarsi sulla rampa, quindi credo che non voglia expare velocissimamente e va subito a prendere la torre Xel'Naga per vedere se ci sono SCV in arrivo. Potrebbe appunto essere una strategia monobase Sì. da parte di Alphard, mentre Elt fa Infatti sempre arriva la sua un... solita cosa, non si sa bene cosa sia, ma Elt lo fa convinto. Sì, è E questa una prob, fabbrica questa con... prob forse è riuscita a vedere questa fabbrica. Sì, la fabbrica è stata vista, non è detto che però Alphard o Elt ha fatto un gravissimo errore, ha alzato il centro di comando e tutti gli SCV hanno smesso di lavorare. Voleva alzare probabilmente la caserma, oppure si è semplicemente miscliccato. Intanto vediamo fabbrica robotica nascosta da parte di Proxy fabbrica robotica. Alphard. Non, sì, proxy nel senso che non è Beh, dentro la sua base, insomma, però. in realtà potrebbe essere un bust veramente importante, Sì, io perché sinceramente... se non ci sono dei bunker, però gli immortali potrebbero far mattanza di qualsiasi unità di Elt. A meno di dei Marine, cosa che comunque abbiamo visto utilizza molto Elt, io sarei andato, fossi stato in Alphard, di proxy Stargate e oracoli, cosa che ho visto fare molto spesso a Namaz, se non mi ricordo male, contro Empire Epi, sempre nell'Energy Cup Series, molto molto devastante, specialmente su alcune mappe dove si può mettere lo Stargate vicinissimo, quindi la produzione degli oracoli è praticamente quasi istantanea. Intanto va altre due, un'altra Rax e uno spazio porto. Ancora cambia build Elt, giusto per distrarre noi che stiamo commentando tutto su una raffineria. Va a costruire anche il reattore, mentre dall'altra parte viene cronobustato la produzione dell'immortale. Vedremo come se la caverà, secondo me, l'immortale contro i Marine e un bunker sulla rampa non è particolarmente efficace, ma dipende un po' tutto da come andrà appunto a giocare Alphard. Comunque entrambi i giocatori mi sembra che non vogliano expare, nemmeno Elt sta costruendo, nemmeno lui sta costruendo un centro di comando dentro, nemmeno dentro la sua base principale. Va a switchare con modulo tecnologico e una Rax, quindi andrà sicuramente di bio, utilizzerà la fabbrica soltanto per costruire moduli tecnologici. O Va forse per fare un po' di mine, per aggiungere la sua composition.
Sì. Ma per ora non sta producendo nulla Elt da queste. Forse vuole fare un centro di comando? Non lo No? so, Boh. sta comunque bancando un po' di minerali, intanto va a costruire una torretta evidentemente per tutelarsi contro un DT Rush che ormai mi sa. Strategia comunque monobase da parte di entrambi Sì, i giocatori. stavo notando anch'io questo, evidentemente sono un po' stanchi di andare in late game e preferiscono consumare subito tutto quanto. Arriva la prima medivac, quindi ci sarà un drop di mine, ancora mine e Questo marine. CCV comunque vede tutte le unità di Afra che si muovono avanti e soprattutto vede due sentry, quindi potrebbe cominciare a pensare a un bust con gli immortali. Sì, potrebbe pensarlo perché comunque le sentry servono appunto per fare i force field vicino il bunker per evitare che sia over Alphard ancora non riparato. sa che non c'è nessun bunker sulla rampa della Natural. No, il bunker c'è. No, la rampa della Natural dico, sulla rampa Ah, della della main c'è, natural. però No, ma infatti sta distruggendo le attacca le rocce. rocce passando lì perché Sì. forse pensa che ci sia un bunker sulla Natural, ma E non quindi c'è. di aggirarlo, ma non c'è. Poteva mandare magari in avanti il nucleo Comunque dell'anima tre madre. immortali sono veramente tanti, queste mine Sì. dovrebbero stare un po' più avanti per salvare la vita a Elt. Eh sì, sono un po' indietro, vedremo come andrà l'ingaggio a Alphard questo punto. ora Alphard è scioccato perché non vede Tra nulla. l'altro l'SCV di Elta è arrivato nella base di Alphard, ha visto praticamente, ha scoutato tutto quanto tranquillamente, sale uno Zelota per vedere la situazione, il famoso Zelota sacrificale, che probabilmente non era molto felice di essere sacrificale, ma comunque arriva ora l'Observer che viene scoutato grazie alla presenza della torretta lanciamissili, sposta le Ora le mine mine. si fanno tutte avanti, E ora sposta un po' anche gli di SCV, vuole pullarli, ma no, force field attenzione. per evitare forse di far scendere le unità oppure di evitare appunto No, voleva di. prendere l'SCV. E ora senza Observer diventa un po' difficile per Elt riuscire a stanare queste mine. E intanto, per Alphard, scusate, intanto viene distrutto il bunker, riciclato, credo, distrutto. Sposta nuovamente le mine, va a costruire questa volta due bunker, ma ha caricato alcuni marine e un marauder su una navetta medica per andare a Un droppare. drop che potrebbe fare Eh sì, veramente male a Alphard eh sì. perché continua a fucilare le sue unità warpando nei prossimi pylon, il che potrebbe fargli mancare le unità per una difesa. Le mine intanto esplodono tutte su questi zeloti, quindi a campo libero Alphard per andare avanti dei force field bloccano gli SCV, quindi non possono attaccare e Alphard sembra comunque fallire questo push perché ci sono comunque Sì. tante unità da parte di Ed, le mine tra poco saranno cariche di nuovo e dovrà tornare indietro Alphard per non perdere troppe unità. Mancano pochi secondi al caricamento di questa mina e lo scontro finale, questo probabilmente invece no, si E ritira invece no, Alphard c'è dall'altra mentre parte arriva il il drop drop. in main, comincia a sparare a queste probe, il gate è carico in questo momento e invece arriva il Mass recall. recall, ottima giocata da parte di Alphard che salva così bambino e cavolo, insomma tutto quanto, non mi ricordo come si dice quel detto. Però ora Elt potrebbe partire per un push e vincere anche grazie a queste mine. Non lo so perché comunque lo psi è 43 per Elt, 57 per Alphard, stanno giocando molto molto con un profilo basso entrambi i giocatori, monobase per entrambi, un push Beh, su. monobase no, perché Alphard ora ha già il suo Nexus pronto a minare, mentre Elt ha messo solo ora in costruzione il suo centro di comando. Potrebbe perdere questa partita se non fa dei danni con i push che forse sta per arrivare. Sì. Eh sì, comunque in difesa ci sono 7 zeloti, 2 immortali e 3 sentry in questo momento. Dovrebbe fare anche qualche altra struttura per difendersi perché altrimenti la vedo un po' male contro 5 marauder più che le mine e i marine. Mi preoccupano sempre i marauder quando vedo dei Terran in game, cioè anche le mine, però più i marauder. Comunque, scudo balistico in costruzione, arrivano, carica forse erroneamente, no, ne carica giustamente le tre mine sulla medivac, vuole fare forse un drop sulla linea mineraria mentre continuerà l'attacco sul fronte, vediamo cosa vuol fare, boost sulla navetta medica ma si blocca, va ancora avanti, boost, droppa le Le mine mine direttamente vengono sulla droppate su base. tutta l'armata del giocatore Tosk che perderà i suoi zeloti e quindi il vantaggio ora passa a Elt che però dovrà contrastare anche un sovraccarico fotonico il che renderà useless Eh sì. ogni attacco di Elt Eh perché il planeta Nexus non ha rivali. praticamente no, comunque il sovraccarico fotonico riesce a distruggere al volo praticamente una delle tre mine piazzate, rimangono soltanto due mine, mentre dall'altra parte Alphard sta costruendo a questo punto il santuario oscuro, si butta su un po' sui DT, vedremo un po' cosa riuscirà a fare, come dicevo scudo balistico quasi ultimato per Elt, continua la produzione Intanto di arriva un prisma Marine Marauder. dimensionale dal proxy robo, è stato creato un prisma dimensionale che andrà direttamente in main di Elt. Vediamo cosa warperà intanto il drop
è arrivato in main di Alphard e comincia a fare mattanza di un pilone e poi di uno stalker, poi si ritira perché non vuole prendere troppi danni, intanto si fa avanti con altre unità health, il Madreshikor non ha più energia per fare un altro e va a droppare. L'immortale viene subito distrutto, intanto Warp Prism Warp un DT e andrà direttamente in main a distruggere le unità del giocatore Terran. Dato un secondo DT viene warpato per distruggere, per difendere appunto la natural, l'immortale è rimasto con pochissima vita, viene distrutto in questo momento. Il DT è ancora lì e fa mattanza delle unità di health, dovrebbe accorgersi e distruggerlo, non ha una scan e quindi deve ritirarsi nella sua medivac. Mettere anche un altro drop, è andato in main e distrugge quasi tutte le probe. Sta praticamente succedendo di tutto, ha ricaricato tutto sulla medivac che si è diretta sulla base principale e non è riuscito a distruggere la natural di Alphard. Il DT è andato a distruggere gli SCV e ora distrugge l'SCV che sta costruendo la torretta in questo momento. Deve distruggerlo prima che la torretta venga costruita. La torretta è stata costruita in questo momento e credo che l'unica possibilità di Alphard di recuperare questo game sia perduta. No, warp ancora un DT nella base principale che va subito ad attaccare la torretta, riuscirà? No, non riesce neanche a distruggere questo SCV che sta completando la torretta, va a posizionarsi il DT dietro la linea mineraria della base principale, fa qualche kill, non credo che possa fare molto, comunque c'è ancora il push nella base principale di Alpha da parte di Health con tre navette mediche e quattro marauder e due marine, ancora DT in avanti, non vuole utilizzare ancora scan, quindi carica tutto sulle navette mediche e rimane per terra soltanto un marauder che non ha pagato il biglietto e quindi si farà il viaggio praticamente a piedi inseguendo le navette mediche come giusto che sia. Intanto andiamo a vedere il numero dei lavoratori, siamo ben 13 SCV contro 23 probe, mi sembrava il contrario. Si trova in una situazione di leggero vantaggio, ma non troppo, perché non ha molte unità per difendersi. Health forse avrebbe dovuto continuare il suo push per vincere questa partita, ora si trova a rischio Health, ma ha comunque dei muli che lo possono sempre aiutare. Le Incom per ora sono alla pari, anche se c'è una differenza di 10 lavoratori. Probabilmente Health deve aver visto la chat e Alphard scrivere che non voleva vincere, voleva perdere, allora sta cercando di giocare peggio di Alphard per non farlo vincere, per non farlo perdere, quindi farlo vincere. Ma comunque l'esercito di Health mi sembra più performante rispetto a quello di Alphard, infatti Marine Marauder è una mina in avanti, di qua abbiamo soltanto 4 zeloti e un arconte che potrebbe essere facile preda delle unità Terran, mentre si sta muovendo ancora un prisma dimensionale con un DT, droppa il DT, vedremo quanti danni riuscirà a fare questo DT. Ma intanto Elta si fa avanti con tutte le sue unità, la torretta sta per essere di nuovo pronta in main ed è appunto questo il Marine, bastano che facciano stipa che uccideranno questo povero DT. Intanto Elta è entrato in natural di Alphard e comincia a distruggere tutto quello che può, gli zeloti vengono mandati e arriva il GG da parte di Alphard, quindi Elta Rick per la finale.